Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video di Farming Simulator 2013. Oggi siamo qui per un nuovo test mod, siamo al pack numero 43. È una mod un po' particolare perché, come vedete, voi mi dite: ma Marco, cazzo, mi fai vedere i mezzi originali, mappa originale, cosa hai da farmi vedere? Più che vedere, ragazzi, è una cosa tecnica questa. Praticamente ho installato la More Realistic Mod che praticamente vi spiego due cosettine. Cambia moltissimo il gioco, cambia proprio a livello fisico, ma fisico in quanto proprio fisica come materia, nel senso frenate, slittamenti e cose così. Cambia proprio molti parametri del gioco, anche in quanto pesistica, traino, potenza, cavalli e altre cosette. Allora, vi dico, per installarla dovete copiare tutti e quattro i pack nella cartella mod. E praticamente questa mod funziona alla sua mappa, cioè questa qui, la More Realistic Map, e ha anche i suoi mezzi, perché come vedete, scusate un secondo, ecco qua, vedete tutti i mezzi e le mod con MRMR sarebbe More Realistic, nel senso che sono mezzi che sono stati adattati alla More Realistic Mod. Nel prossimo video, perché ho deciso di fare due video, vi presenterò, diciamo, la maggior parte delle mod more realistiche, appunto per giocare con questa mod, perché se io adesso prendessi, comprassi un Fendet normale di Ago, non funziona. Se usate mod spaiate, nel senso qualsiasi mod, vi dico, è impossibile giocare, perché magari avrete un rimorchio che pesa poco, un rimorchio che pesa tanto, cose squilibrate. E quindi questa mod, perché funzioni bene, deve essere con le sue mod, e le mod appunto devono essere modificate secondo determinati parametri che penso qualcuno le modifica tramite, non so, una specie di tabella, quindi in base alla massa, in base al peso iniziale viene modificato, cioè la cosa è complessa. Comunque, allora io sono qui per presentarvi un po' come funziona, vi faccio vedere un po' le differenze, ve ne accorgerete sicuramente. Allora, direi innanzitutto di partire, vabbè. Cioè, i mezzi sono quelli originali intanto, perché sono questi che vi mettono. Poi le mod non ne ho ancora scaricate, ma vi dico, le scaricherò. Ecco, per esempio, partiamo anche così, dai. Allora, come vedete, in alto a destra avete AVD, che sarebbe il 4x4, che si può togliere con l'asterisco numpad. E poi avete con lo slash, sempre del numpad, T1, T2 e T3, che sono i vari tipi di marce. Allora, T1 mi sembra che bisogna usare lo spazio per cambiare le frecce di direzione, quindi se il trattore va indietro o se il trattore va avanti, tenendo sempre premuta la W. T2 invece andiamo avanti, freniamo, premiamo di nuovo la S e poi il trattore va indietro. Il 3 va avanti e indietro in base ai tasti che premiamo, e questa io utilizzo. Le altre volte sono utilizzate soprattutto per chi utilizza la pedaliera o comunque altre cose. Allora, come vedete, anche un po' secondo me il rumore dei mezzi è cambiato. Lo sterzo è molto molto lento, quindi appunto proprio come reale. Se voi lasciate, diciamo, prendere un po' di corsa al trattore, mollate, vedete che questo viene portato avanti per inerzia, quindi proprio come nella realtà. Questo non ce l'ha, ma dopo vi farò vedere. C'è anche, diciamo, la percentuale di sforzo che viene attuata al trattore. Abbiamo una velocità con la virgola. Adesso, in teoria, se io vado a girare, o va dritto o gira troppo, perché comunque viene portato più peso, ma ancora no, perché siamo più o meno, siamo molto equilibrati come mod. Però se cominciate a caricarmi, tipo se io qui per esempio mettessi, penso, Ravizza o qualcun altro, il trattore, diciamo, mi tira dritto, proprio ve lo dico. C'è chi ha già provato anche con le mod More Realistic, venendo giù dalla montagna ad alta velocità, il trattore tira dritto.
come vedete tende anche sempre un po' a slittare e quindi insomma è già più reale. Adesso come vedete il trattore si affatica sempre di più, ma vi ho detto dopo vi faccio vedere meglio la percentuale di sforzo. Ecco, vabbè, adesso solite macchine che rompe scatole. Cioè, si vede moltissimo la differenza con e senza motrice. Per esempio, se noi proviamo ad andare su di qua, anche mettiamo anche da fermi, vedete che le ruote dietro girano e basta, e si vede che girano. Se noi attacchiamo la motrice, allora cominciano a girare anche le ruote davanti e si ha più forza di traino. In discesa, appunto, vi ho detto, diventa già più difficile perché il trattore prende comunque molta velocità, come vedete 50-60 all'ora per un trattore così, e magari girare o comunque anche frenare, vedete, ci mette molto molto tempo. Cosa appunto molto bella che devo dire che a me piace. Ecco qui per esempio vi facevo, diciamo, prima l'esempio dello sforzo. Vedete quello slip lì? Adesso voglio andare giù dalla montagna. Quello slip lì indica la percentuale di sforzo del trattore. Adesso vi faccio vedere, perché il carro è anche piccolo. Bene, partiamo da fermi. Vedete che parte subito, è andata a un 7%, poi un po' cala. Vedete, adesso siamo al 2%, perché tanto comunque non c'è tanto peso, il carrettino è anche piccolo, quindi insomma non abbiamo problemi. Però sentite, il trattore fa fatica e appunto fa fatica ad andare avanti. Se io gli metto la motrice, vedete anche lo sforzo da 2,5 passa a 1,7, quindi la differenza c'è e si vede. Se per esempio io provo ad andare su per la montagna, allora lì le cose cambiano, vedete siamo già al 3% e via via così. Ma vi dico, trainando i carri non è che si sente proprio tantissimo questa cosa. Come vedete fanno presto a prendere velocità e cominciano a diventare a essere fatica, diciamo, a governarli. Faccio vedere che adesso mollo. Cioè, avete visto? Lui sta ancora andando avanti, io ho mollato il tasto. Questo perché abbiamo anche il rimorchio che appunto ha la sua inerzia. Ed ecco finalmente che si è fermato. Io l'ho mollato all'altezza della casetta, quindi vedete un po' voi se non è reale. Comunque per... No, beh, adesso qui non si vede. Andiamo, diciamo, ragazzi, quando si comincia a lavorare. Comunque allora adesso stacco due cosette perché volevo farvi vedere una cosa. E vi dico che sono stati cambiati anche i prezzi, mi sembra, del gasolio. Cioè, è stato cambiato, per questo c'è anche la mappa More Realistic, perché appunto vengono cambiate molte cose, oltre comunque alla funzionalità dei trattori. Allora, come vedete l'aratro, vabbè, a parte il fatto che impena un po', come vedete l'aratro si muove un po' in questo modo qua, quindi si vede giù proprio come nella realtà. Anche le sospensioni sono molto molto accentuate. Comunque adesso aggancio il peso per poter guidarla, altrimenti vedete il trattore si impenna. Voi mi dite, vabbè, ma Mari si impennava lo stesso, non Mari con l'aratro, ma con l'erpice. Voi mi dite si impennava lo stesso. Ora vi faccio vedere ad arare cosa vuol dire arare così. Allora abbassiamo. E qui sta il bello. Qui, ragazzi, qui ci vorrebbe pezzi di fango che volano. Allora sì, io vi direi che è un bel gioco. Comunque voi mi dite, ma allora Marco come faccio ad arare? Beh, ovviamente attaccate la motrice ed ecco che arate a tutta tranquillità. Ovviamente è un po' lento anche il trattore, insomma anche l'aratro è grande rispetto al trattore e appunto dovrebbero, come vedrete appunto nel prossimo video, che userò anche le mod, quindi ci sono trattori più grossi con più potenza e le cose cambiano. Comunque, giusto per farvi vedere un attimino, qui vabbè, questo non si muove,
Però, cioè, non si muove neanche con la motrice, appunto perché il trattore, perché il trattore è piccolo. Come vi ho detto, ci sono appunto questi slittamenti, queste cose che a me piacciono. Adesso volevo provare a usare quest'altro. Comunque anche i giri del motore sono cambiati e sono cambiate molte cose. Comunque ci sono tutti i test da fare, ovviamente questa è una mappa un po' pianeggiante, quindi un po' difficile vedere gli effetti della fatica del trattore in salita, ma io ragazzi ho fatto delle mappe che in salita pestavano di brutto. Comunque ecco, come vedete, questo, neanche questo ce la fa. Abbiamo l'84% di slip, 85%. Quindi vedete, qui si vede proprio la fatica. Per esempio questo qua ha bisogno di essere tirato da un trattore più, molto molto più grande. Forse un Fendt, qualcosa così. O forse, adesso voglio anche provare, dal bestione qui presente, vediamo cosa combina. Anche questo, lo sterzo è un po' particolare. Comunque devo dire, veramente bello. Diciamo che se avete tutte le mod adatte, siete andati via sicuri. Se cominciate ad avere mod spaiate o cose così, mettetevi le mani tra i capelli perché non ne venite fuori, sul serio. Quindi o mi fate trattori potenti, ma allora lì non è più bello, allora vi dico, tanto vale giocare normalmente. Anche questo ha fatto fatica a partire, però come vedete la tira. Ecco, adesso questa è la sua, quindi può essere usata da questo. Come avete visto dall'altro slittava come una dannata. Sicuramente anche quell'altro con un aratro diverso, ma sicuramente faceva molta meno fatica e via via così. Bene, io direi che è tutto, anzi no, vi faccio vedere un'altra cosetta. Beh, vi devo dire che c'è comunque un file PDF che vi spiega un paio di cosette, quindi andate sicuri. Comunque, vanno su anche i giri del motore e come vedete costa molto il fertilizzante. Comunque vi danno un po' i mezzi originali, seminatrici originali, e vi danno tutti i mezzi originali tra le mod, che però ve li dovete pescare appunto nelle mod e non nel coso originale. Adesso volevo provare a prendere una mod normale, vedere come si comportava. Questo campo non è tuo, ma non me ne frega niente. Livello regolazione velocità, ecco, vi dice bello anche questo, vi dice di regolare la velocità a un certo regime. Allora, adesso andare a vedere. Sì, io vado nelle mod originali, eccole qua, e mi prendo un alo qua. Vedete sterzo veloce. Appunto voi mi dite, ma allora Marco dov'è questa mod? Non funziona. Appunto non funziona. Diciamo la mappa ve la danno perché hanno modificato prezzi e cose così. Ma altrimenti potete usare qualsiasi mappa e usare le mod more realistic, che devo dire che poi le cose si gioca bene. Abbiamo provato prima col trattore, quello lì di là. Adesso vi faccio vedere. Vabbè, qua se lo tira su tutto. Però vedete che lo tirate senza problemi, cioè non è bello, non è reale. Voi mi dite un trattore così che tira tutta sta roba qua, mi dite Marco, non va bene così. Ma vabbè, chi in pena se è anche un po' normale, però insomma, poi sono anche diversi, non è neanche lo stesso trattore.
Vabbè, comunque avete visto che le cose cambiano e come, anche dallo slittamento, dettagli delle ruote, eccetera, eccetera. Bene, io per non, diciamo, andare troppo per le lunghe, diciamo di finire il video qui. Ci sarà un altro video con le mod che le trovate comunque su Modoste, nel caso non volete aspettare il mio video. Ma comunque lo faccio lo stesso per completezza. So che sicuramente qualcun altro ha già fatto magari il video, ha già spiegato, però io volevo insomma dire anche la mia su questa mod, che devo dire che è molto bella, sono state cambiate varie cose e appunto rende il gioco più reale. Se poi l'ha abbinato insieme al pack 42, quindi al fatto del danneggiamento dei veicoli, abbiamo una cosa proprio al top. Bene, io direi che anche per questo video è tutto. Da Marco95 è tutto. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao!